Buonasera a tutti, seconda puntata di Mondo Futsal su Tupontino, il programma, il format dedicato al calcio a 5 del Basso Lazio. Bene, eccoci al campionato Serie B. L'esordio non è stato positivissimo, anzi è stato negativo per il Fondi Calcio a 5, battuto per 7-1 dalla formazione del Narsia Calcio a 5. In questo contesto abbiamo ascoltato appunto telefonicamente il tecnico del Fondi Calcio 5, Paolo De Simoni. Ma sicuramente dal punto di vista del risultato non è andata bene, però devo dire che la squadra, almeno nella prima frazione, nel primo tempo, si è ben comportata. Abbiamo giocato alla pari per tutto il primo tempo con una squadra che aveva un quintetto sicuramente di categoria superiore e quindi devo essere soddisfatto dei ragazzi almeno della prima frazione. Poi il secondo tempo, avendo regalato due gol alla fine del primo tempo per due disattenzioni e siamo rientrati il secondo tempo magari con un po' deconcentrati, abbiamo preso altri due gol e chiaramente lì l'inesperienza ci ha fatto un pochino crollare, però diciamo che come primo impatto, come prima esperienza, sono soddisfatto di questa prestazione. È chiaro che noi sapevamo che ci sarebbe stato tanto da lavorare, abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto dei grandissimi passi in avanti, però la strada è ancora lunga e quindi avremo modo di lavorare e di raccogliere qualche soddisfazione nel futuro. Sabato prossimo arriva il Prato Rinaldo, altra butta carta da pelare. Ma noi abbiamo le prime 4-5 partite, mi sembra, con le squadre più forti del girone o comunque perlomeno più attrezzate, quindi noi sappiamo che sarà durissima. Prato Rinaldo è una delle squadre più accreditate alla vittoria finale, ci abbiamo fatto un amichevole, ci siamo ben comportati, però le amichevoli lasciano il tempo che trovano, per cui sarà una partita difficilissima in casa nostra, avremo bisogno dell'apporto di tanto pubblico, anzi qui colgo l'occasione per invitare tutti i fondani a venire al palazzetto sabato a vederci, perché sicuramente sarà un bello spettacolo, poi speriamo anche di tirar fuori qualche cosa di importante. Bene, torniamo in studio, parliamo appunto come avete visto la vediata di C1, Gymnastic va alla seconda vittoria consecutiva in questo campionato, quindi significa che comunque il tecnico Treglia ha trovato il giusto assetto, marcature per la formazione appunto di casa, Capomaggio e Tesè, quindi importante questa vittoria che prosegue la scia positiva. In questo contesto ascoltiamo il servizio pa da parte di Luca Figuccio sulla partita appunto Gymnastic Lido di Ostia. Abbiamo ascoltato appunto il tecnico Treglia e poi le migliori azioni appunto di questa partita. Mister, 3 vittorie su 4, la Gymnastic comincia a essere una vera rivelazione di questo campionato di C1. Sì, abbiamo fatto un grande inizio di stagione e diciamo che sabato abbiamo fatto una grande partita andando a vincere su un campo difficilissimo come quello della Capitolina. Oggi abbiamo incontrato una delle squadre più forti che c'è nella C1 attuale e lo hanno dimostrato, hanno fatto loro una grande partita. Noi siamo stati capaci di soffrire e aspettare il momento giusto e infatti diciamo che siamo riusciti nel finale di partita a ribaltarla rifacendo diciamo la grande prestazione che è stata fatta sabato. Ora quello che ci preme di più è rimettere i piedi a terra, quindi non volare alto perché comunque il campionato di C1 e diciamo che ora ci troviamo in alta classifica, ma noi comunque dobbiamo tenere i piedi a terra e guardare sempre dietro di noi perché le posizioni più in alto le lasciamo ad altri. Noi quello che dobbiamo fare e continuare così a dare tutto in campo e sono sicuro che i risultati poi ci saranno. In bocca al lupo. Credo. Grazie.
doesn't have no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? Torniamo in studio solo per ricordare che la Ginnastica Studio con questa vittoria è passata a 9 punti, a 3 punti dal vertice appunto dell'Olympus, e sabato prossimo giocherà fuori casa contro l'Ardenza Ciampino, formazione al di sotto in classifica a 6 punti, quindi sicuramente non una partita non facile, ma la squadra sembra che sia in salute, quindi speriamo insomma in questo risultato positivo. Bene, siamo adesso nel campionato di C2, le tre formazioni di nostro interesse appunto Città di Minturno, Minturno e Terracina. C'è stato il derby fra Città di Minturno e Minturno, 4-3 risultato finale. Ricordiamo semplicemente le marcature ad opera di Fiocco, Tuppit, poi Conte e Camerota. Per il Minturno invece Simeoni, Moreira e Lini, quindi sicuramente una partita tirata, ma lo possiamo verificare dalle interviste che ha effettuato Daniele Porcelli di Mondo Futsal, che andiamo ad ascoltare. Dopo gara Città di Minturno Marina e Minturno vittoria proprio al photo finish, l'autore del pareggio, il 3-3. Simone Raffaele Floc, lui ci tiene soprattutto a mettere in risalto proprio i suoi nomi. Grande prestazione da parte tua a livello personale, ma anche di tutta la squadra. Sicuramente di tutta la squadra, è merito di un gruppo molto compatto, anche se è uno dei primi anni che si è fondata questa società. Però devo dire che con l'umiltà possiamo andare molto avanti, perché siamo tutti una buonissima squadra. Senti, alla fine del primo tempo le cose non stavano andando bene, siete andati al riposo con un gol di scarto sotto, addirittura nella ripresa si sono allungati, si è allungato il divario, poi questa reazione veemente e il Città di Minturno Marina prima pareggia, addirittura poi vince la gara. Siamo una squadra che con un mister Marco Tomao che ci ha, diciamo, ci ha preparato pure in caso di partenza con handicap, oppure se ci troviamo in vantaggio non molliamo mai, e ci ha detto sempre di uscire a testa alta anche se sconfitti. Allora, un'ultima battuta prima di lasciarti, due gare, siamo proprio all'inizio di questa stagione, due vittorie però punteggio pieno. Va bene, ci dà morale, ma è solo l'inizio perché il campionato è molto molto lungo. E dopo gara anche con Davide Simeoni, capitano della squadra del Minturno, qualcosa non ha funzionato, forse le battute finali, forse vi siete fatti un po' prendere questo doppio vantaggio, qualcosa non ha funzionato bene. Siamo partiti bene, dopo siamo calati, penso sotto l'aspetto tattico, ci sono stati un paio di errori individuali, però questo sport è anche questo, purtroppo. E poi era un derby, loro ci hanno messo tutta, la grinta. E dai, hanno vinto, dai, complimenti a loro. Complimenti giusti alla formazione avversaria. Davide Simeoni, 38 primavere, non si stanca mai di correre, quest'oggi l'hai fatto vedere 60 minuti veramente ancora di grande calcio a 5. Beh sì, mi sento bene, ancora penso che posso dire la mia ancora, mi sto allenando abbastanza bene, sempre con il lavoro, quindi è un po' un problema, però ce la sto mettendo tutta.
Ecco, si cancella immediatamente questa sconfitta, subito di nuovo a capofitto per la settimana. Assolutamente, perché penso che abbiamo sotto mano una Ferrari. Abbiamo sotto mano una Ferrari e penso che ci dobbiamo riprendere, credo ci riprenderemo subito dalla settimana prossima. Bene, questo era Daniele Porcelli che ci ha intervistato appunto Davide Simeoni, grande giocatore appunto di futsal in questi anni, e il giovane fiocco del Città di Minturno Marina. Prossimo turno per le formazioni di nostro interesse, ma anche potete guardare il quadro completo invidiata, Minturno contro l'Anzio Lavino in casa, il Terracina giocherà fuori in casa anche lei contro il Vico Cisterna, e Città di Minturno fuori casa ostica questa partita per il Minturno contro il Velletri. Quindi una giornata sicuramente da seguire, vedremo insomma come andrà a finire. Per la Serie C femminile, riscatto immediato da parte della formazione della Vis Fondi, che ha battuto per 6-2 la squadra della Libertà Stellera, la formazione del Viterbese. 6-2 risultato, ripeto, tripletta di testa ne ha acquista di questi giorni dalla parte della Vis Fondi, doppietta di Centro e poi Matassini, quindi sicuramente insomma un risultato importante. E su questa partita ascoltiamo appunto il servizio di Luca Figuccio. Un commento sulla partita? Niente, Fondesta è una bella squadretta, può ambire a andare avanti nel campionato. Noi purtroppo, forse la lontananza, un po' l'acqua che abbiamo trovato, delle giocatrici si sono sentite male sul pullman. Cioè, è una squadra che sinceramente non la riconosciamo come squadra tale, erano molto avvelite. Sarà la distanza, non lo so. Comunque, auguri, in bocca al lupo al Fondi e speriamo di rivederci lì a Viterbo. Grazie. Okay. Mister, dopo la sconfitta della prima giornata, questa vittoria, qual è il posto nel campionato della Vis Fondi? Buonasera, dopo la sconfitta della prima giornata a Roma con la Virtus Ciampino, stasera la Vis Fondi ha risposto in maniera positiva a quelle che sono state le opportune correzioni fatte in settimana. Certamente sabato scorso è stata una gara di altro livello, sia tecnico ma anche a livello proprio di tempo. Abbiamo giocato in un orario un po' particolare, alle 16.30, con temperature più elevate di quelle di stasera, quindi abbiamo potuto stasera esprimerci meglio a differenza di sabato scorso. L'obiettivo della Vis Fondi è un po' l'obiettivo di tutte le società neopromosse in Serie C, quello di salvarsi e di fare bene per poi progettare. La Vis Fondi già sta progettando, all'interno del roster fondano abbiamo ben 6 ragazzi che sono in età di under 21, proviamo a mettere insieme con l'ultima arrivata Claudia Testa di categoria superiore quelle che sono realmente i valori del gioco e l'esperienza con le ragazze che vogliono imparare, hanno fame di imparare. Bene, torniamo in studio solo per ricordarvi che questa sera, mentre noi andiamo in onda, c'è la Coppa Lazio per la Vis Fondi di Serie C femminile, giocherà contro Roma Calcetto questa sera alle 21, giocherà contro la formazione appunto del Roma Calcetto, e poi sabato prossimo di nuovo in casa contro il Casal Torraci. Il quadro delle partite le vedete invidiate, sicuramente insomma un inizio importante a Vis Fondi, come avete potuto ascoltare dalle interviste, quindi tutti soddisfatti. Speriamo che si possa continuare, anche perché il neoacquisto Testa sicuramente ha fatto la differenza. Bene, torniamo in studio per chiudere il programma dedicandolo alla lettura del calendario di serie di calcio a 5 serie D maschile e femminile diramati nelle settimane, nei giorni scorsi. Per la maschile, girone B, abbiamo Ventotene, Virtus Fondi, calcio a 5 fuori di classifica, Atletico Maranna, la Sporting della Cina, Olympus contro Formia, Palo Vagnoli, Atletico Gaeta, San Giovanni Spigno, Old Ranch, Tre Mensuoli, DLF Formia Calcio e Vis Fondi, Atletico Sperlonga. Per la femminile sono le partite che ci interessano: Atletico Gaeta contro Torice, Formia 105 Calcio contro Brocco Stella, Liri Calcio a 5 contro San Giovanni Spigno, infine Priverno Repini contro Ginnastica Studio Fondi.
Per quello che riguarda la Serie D, abbiamo chiuso, ma nel frattempo, per chiudere, ascoltiamo l'intervista a Domenico Collu, sempre realizzata da Daniele Borcelli di Montefusal, al termine della partita fra Minturno e Città di Minturno Marina. Domenico Collu, tecnico del Palavagnoli 89, torna ancora il campionato provinciale di Serie D, mancano 7 giorni proprio a partire da oggi, dopo fischio d'inizio per la stagione 2013-2014. Domenico Collu, un Gaetano Doc, e guarda caso proprio l'ironia della sorte vuole che nella prima gara vada ad affrontare i suoi cugini dell'Atletico Gaetano. Subito l'Atletico Gaetano, già un buon esame, già all'esordio, sappiamo tutti il Gaetano è attrezzata per vincere il campionato, noi abbiamo rispetto per il Gaetano ma ce la giocheremo senza paura. Ecco, mister, secondo anno, il girone quest'anno ha una notevole modifica, molto importante, 14 squadre si accorciano notevolmente almeno di un mese, ma soprattutto la riforma di porre meno costi sulle società ha una cosa molto importante per voi. Certo, soprattutto per noi che siamo una società che è autogestita dai giocatori. Praticamente tutte le spese sono sostenute da noi, non abbiamo sponsor di rilievo che ci danno una mano, pertanto anche quest'anno sarà un grosso sacrificio per poter affrontare al meglio questo campionato. Mister, una battuta finale, dopo ci risentiremo nel corso della stagione. Questo Palavagnoli, si sta avvicinando qualcuno a questa squadra, soprattutto giovani? Beh, quest'anno a dire il vero sono state molte le persone che hanno chiamato che volevano venire a divertirsi con noi, perché soprattutto lo spirito di questa società è quello di divertirsi e di far crescere qualche giovane. Quest'anno abbiamo mantenuto l'ossatura dell'anno scorso con l'inserimento di 2-3 giocatori che possono dire anche quest'anno la loro in questo campionato. Il Ruggeri di una volta che l'anno scorso ha fatto tanto parlare, sempre con voi? Ruggeri, nonostante le proposte che ha avuto durante l'estate, ha mantenuto fede a quello che era il nostro progetto iniziale, praticamente è rimasto ancora con noi, speriamo che si possa ripetere come l'anno scorso e se poi dovesse venire qualche chiamata buona per lui, siamo contenti per lui. Bene, grazie a Domenico Collu, tecnico del Palavagnoli, ci risentiremo nel corso di questa stagione, sempre con mondofutsal.net. mister, un messaggio di augurio non solo per la sua squadra ma anche per gli avversari. A tutto il campionato, per tutte le squadre che partecipano a questo campionato di Serie D. Bene, abbiamo chiuso anche con oggi, appuntamento alla prossima puntata, la terza di questa serie di Mondo Futsal su Dumontino. Speriamo di avervi fatto cosa gradita per i servizi che vi abbiamo fornito. Buona serata a tutti.